Con Mimmo Cartolano, coordinatore del Partito Democratico, sta facendo molto parlare la visita di De Luca nel Vallo di Diano. Non solo io ritengo che sia stata vantaggiosa la visita del governatore, ma vantaggiosa perché incontrando gli amministratori e capiamo che il governatore ha voluto incontrare tutti gli sindaci di ogni colore politico, cosa che negli anni passati non esisteva. Se non a un mese dalle elezioni Caldoro ha incontrato tutti i sindaci, e i sindaci del PD per protesta non parteciparono a questo incontro. Ma quindi notiamo, e non è roba da poco conto, ha voluto incontrare tutti gli amici, da Montesano a Sanza, ad Auletta, a Pertosa. Quindi perché? Perché lui che è legato a questo territorio, in uno sketch che lui ha fatto proprio presso, mandato dalla vostra emittenza, ha ricordato degli episodi della sua gioventù. Allora io ritengo che prendiamo spunto, non facciamo sì che ogni cosa che può essere una proposta, un vantaggio per te diventi sempre una spada che tagli le gambe al territorio valoridiano. Dobbiamo essere propositivi, allora dobbiamo smettere di lamentarci su ogni cosa. Siamo capaci di una cosa positiva per questioni politiche, per contrapposizione personale, di farla diventare una cosa ridicola. E non ci rendiamo conto che la divisione non porta a niente, porta alla fine di questo territorio. Parliamo invece di Mimmo Cartolano, coordinatore del Partito Democratico del Vallo di Diano, un incarico che, da quello che si percepisce da alcune sue frasi, potrebbe essere a termine. No, il mio incarico è a termine, il mio incarico finisce il 28 ottobre con il mio mandato è legato alla nomina di Nicola Landolfi. Nicola Landolfi ha deciso di non candidarsi più alla segreteria provinciale, quindi dal 28 avremo il nuovo segretario provinciale, quindi di fare tutte le nomine, quindi il mio incarico ad ottobre finisce. Non so adesso quali saranno le indicazioni del nuovo segretario, ma per quanto mi riguarda io ritengo che al momento 3 anni possono bastare. È giusto che ci sia un ricambio anche in questo ruolo, poi in politica tutto è il contrario di tutto, ma al momento io ritengo che l'esperienza fatta, che mi ha dato delle soddisfazioni, ho lavorato in maniera egregia con i sindaci, gli amministratori, i segretari di circoli, penso che sia, come dire, si è arrivato il momento di fermare, o meglio, è stata un'esperienza, basta. Non penso di fare ulteriori 3 anni ancora il coordinatore del Partito Democratico. Io ritengo, per quanto mi riguarda, che la mia esperienza finisce qua. Poi vediamo, ci sediamo con Vincenzo Luciano e valuteremo il da farsi. Anche perché nel 2019 a Sala Consilina c'è un appuntamento importante. Non c'entra con il coordinamento, c'è un appuntamento importante e quindi occorre che ci si organizzi, che ci si lavori, si capisce. Non farmi dire altro perché manca ancora 1 anno e mezzo, quindi partiamo da le cose certe. Diciamo che il 28 scade il mio mandato, andrò sicuramente in prorogazione nelle more che il nuovo segretario provinciale si organizzi e poi valutiamo. Io ritengo che il ruolo di coordinatore sia a termine, il resto è tutto da vedere.